Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Eccoci qui, buongiorno a tutti e bentornati, ben ritrovati su YouTube, nella nostra miniera, con i nostri picconi pronti a picconare. Buongiorno, è un orario strano per noi essere in diretta su YouTube a quest'ora, ma l'occasione, diciamo, era delle migliori e quindi l'abbiamo colta. Assolutamente, con grande piacere, siamo qui quest'oggi. Buongiorno ovviamente anche ai miei compagni di viaggio, Francesca e Mirko, e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Buon salve a tutti. Buon salve, buon salve. Come avrete intuito dal titolo, quest'oggi abbiamo un ospite di grandissimo livello, indipendentemente da quello insomma, che ognuno di noi può pensare. Marco Travaglio diciamo, è un personaggio, è un giornalista italiano che da anni insomma, è ai vertici appunto, del giornalismo, è molto divisivo, lo sapete, insomma, ma rimane comunque sia un personaggio che è capace di creare un dibattito, è capace insomma di creare attenzione su tutto ciò che tratta e di dividere ovviamente l'opinione pubblica, ma questo credo che lui lo sappia bene. Ecco. Oggi parleremo con lui brevemente della questione legata alla giustizia italiana, con Francesca ovviamente che sarà prontissima per fare qualche domanda al direttore del Fatto Quotidiano e poi ci sposteremo invece sulla politica estera con uno sguardo alla guerra in Medio Oriente, visto che il direttore Travaglio ha anche scritto un libro di recente in merito, che tra l'altro è abbastanza condivisibile dal mio punto di vista, ma poi ci arriveremo, e poi ci sposteremo anche sulla guerra in Ucraina. Facciamo entrare il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Buongiorno direttore, benvenuto. direttore. Grazie, buongiorno. Allora, eccoci qua, direttore, grazie mille innanzitutto per aver accettato l'invito. Come dico sempre, a differenza di tanti altri, lei non si sottrae, diciamo, anche a trasmissioni che magari hanno delle visioni diverse su tante tematiche rispetto alla sua, e questo bisogna riconoscerglielo ovviamente. Detto ciò, direi di partire subito e lascio la parola a Francesca, così iniziamo con il primo tema di oggi. Sì, io vorrei farle una domanda relativa all'informazione in merito ai casi di cronaca giudiziaria, perché so comunque che ne parla molto spesso. È un tema di cui si dibatte da sempre, diciamo che si è ampliato con l'avvento dei social. E le volevo chiedere se secondo lei c'è un limite oltre il quale non si dovrebbe andare quando si vanno a pubblicare dettagli o informazioni relative a indagini e processi. Non mi riferisco ovviamente all'informazione sull'andamento della giustizia o alle inchieste che sono più che necessarie, ma al condividere magari particolari e informazioni che nel momento in cui la situazione ancora è poco chiara potrebbero andare a creare delle problematiche. Ecco, quindi magari c'è il rischio di un processo sommario e puramente mediatico che potrebbe andare a danneggiare una persona che poi magari all'esito del processo non verrebbe neanche condannata. Quindi io le chiederei innanzitutto un'opinione su questo. Ma guarda, io penso che l'unico limite è quello della verità dei fatti documentati, nel senso che bisogna essere competenti, bisogna conoscere le regole del processo, bisogna evitare di scambiare l'indagato per il rinviato giudizio o per colui che è destinatario della richiesta di rinvio giudizio, quindi con l'imputato, e poi l'imputato con il condannato in primo grado, il condannato di primo grado con il condannato definitivo, sono fasi completamente diverse. Però bisogna anche evitare di scambiare il condannato definitivo per un mascalzone e l'assolto definitivo per un santo, perché ci possono essere delle persone per bene che vengono condannate in via definitiva per esempio, reati di opinione, per avere, che ne so, espresso un giudizio ritenuto esagerato
da un giudice e scambiare per delle brave persone delle persone che hanno fatto delle porcherie inaudite che però non hanno nessuna rilevanza penale mentre hanno una grave rilevanza morale. Faccio un esempio: un politico che va tutte le sere a cena con un boss mafioso non commette nessun reato, per me è un mascalzone, non è un condannato perché verrà sicuramente assolto, ma per me è un mascalzone. E io se scopro che un politico va tutte le sere a cena con un mafioso sapendo che è un mafioso, per me non deve fare politica. Se io scopro che un partito candida uno che va a cena con i mafiosi sapendo che sono dei mafiosi, io non li voto e faccio di tutto perché non li votino gli altri. Dopodiché, o meglio, faccio di tutto perché la gente sappia quali sono le frequentazioni di quel politico. Se poi la gente sapendolo lo vota, è libera di farlo naturalmente, perché le leggi prevedono che solo i condannati definitivi oltre una certa soglia non possano candidarsi e non possano essere eletti, e quindi tutto rientra nelle regole del gioco. In merito invece ai privati cittadini, perché diciamo che ad esempio ci sono anche notizie di cronaca nera, grandi processi che coinvolgono anche attivamente l'interesse delle persone, no? E molte volte magari vengono pubblicati dei video che dovrebbero restare privati, o anche i nomi delle parti coinvolte, quando poi appunto non c'è ancora una posizione poco chiara. Quindi anche lì non si andrebbe a rischiare di condizionare la percezione che il cittadino ha della giustizia, che già non gode di ottima fiducia, ecco, diciamocelo, perché sicuramente è lenta, ha delle evidenti problematiche, carenze di fondi, insomma, senza che l'elenco tutti i problemi che sicuramente conosce molto bene. Però ecco, non si crea magari anche questa percezione del ma io pensavo che lui fosse il condannato, cioè il colpevole, o meglio, però poi dopo alla fine è stato assolto, quindi non solo in merito alla politica. È ovvio che la giustizia, la magistratura che paghiamo per fare le indagini e i processi, si occupa nel 99% dei casi di privati cittadini. Sui giornali, comprensibilmente, finiscono soprattutto i processi a personaggi pubblici o di rilevanza pubblica o di interesse pubblico, ma se uno va in un'aula di tribunale, di politici, di imprenditori, di personaggi celebri, e potenti, ne trova pochissimi. Se poi va in carcere non ne trova proprio nessuno. Sì, su questo è vero, quasi pochissimi. Il sociale della popolazione carceraria è imbarazzante ed è una peculiarità italiana, perché se vai in America o in Germania trovi un sacco di persone condannate per reati fiscali, per reati finanziari, per reati economici, per reati di corruzione. Qui non ne trovi praticamente. Trovi 1, 2, 10 che non fanno nemmeno statistica. Quindi non si può non seguire i processi ai privati cittadini, se quei privati cittadini, che ne so, hanno commesso un delitto particolarmente efferato che ha stuzzicato l'attenzione della gente. L'importante è non essere morbosi. Io diciamo, direttore, però per esempio mi è venuto in mente, mi scusi se mi inserisco, il caso di quella ristoratrice e delle recensioni che presumibilmente erano finte, poi era uscito fuori. Lì c'era stata un po' una morbosità da parte di alcuni, anche di Selvaggia Lucarelli, se non ricordo male, no? Che poi la ristoratrice si è tolta la vita. Ma quello non era una vicenda giudiziaria, quella era una polemica nata sul web a proposito di appunto quella recensione che aveva portato sugli altari questa signora come, diciamo, paladina dei diritti degli omosessuali, perché la recensione, probabilmente falsa, era, diciamo, un cliente, un avventore che non aveva gradito nel suo ristorante, nella sua pizzeria, la presenza di una coppia omosessuale. E poi c'è stato qualcuno che, come sempre avviene sul web, quando metti sul web una cosa, sul web c'è sempre quello che ti dice guarda che quella roba lì non è vera, oppure guarda che quella roba lì la devi dimostrare. Quindi questo esula completamente dal tema giustizia di cui parlavamo, perché non era una vicenda giudiziaria, anche se poi sorprendentemente questa signora è stata convocata dai carabinieri. Io non ho ancora capito per quale motivo, e temo che questa cosa abbia inciso poi sul gesto tragico di cui parlavi tu. Però quando una vicenda non ha una rilevanza pubblica, adesso a parte le polemiche sul web che nascono sul web e dovrebbero rimanere sul web, non ho neanche capito poi l'enfasi che è stata data
al bel gesto che faceva la signora, sempre che appunto la recensione fosse vera, invece probabilmente non lo era. Diciamo che poi per fare click molto spesso i siti, anche i siti dei giornali, ingigantiscono delle notizie trasformando delle persone in santini e poi magari il giorno dopo trascinandole nella polvere. Ma questo non riguarda la giustizia, i processi penali di solito, se non riguardano fatti grossi o personaggi importanti, non finiscono sui media o sui giornali. È chiaro che, come ripeto, bisogna sempre essere molto attenti a dire: stiamo seguendo un processo nel quale si sta cercando di stabilire se Tizio sia colpevole o sia innocente, perché a questo servono i processi. Bisogna usare bene le parole, bisogna stare attenti ai titoli, spesso si sbaglia, spesso le indagini che arrivano subito hanno più spazio rispetto alle sentenze che arrivano 10-15 anni, e quando tutti si sono dimenticati la vicenda non è attuale, quindi questi sono dei problemi molto seri. Io per esempio pensavo, per esempio c'era stato il caso... Però non si può ignorare che in una certa aula di tribunale si sta parlando di un caso che interessa la gente. No, su quello assolutamente, perché quello è informare. Costringendo la gente a interessarsi di cose che magari non avrebbero nessuna rilevanza. No, ma infatti, cioè, diciamo che di base mi riferivo ad esempio ai... Perché non me ne frega niente, per esempio a me del divorzio fra Totti e Hillary non me ne è mai fregato niente. No, io parlavo dell'ambito penale più che altro. Migliaia di articoli. Cioè, ad esempio, mi ricordo le immagini che erano circolate relativamente quando c'era stato la questione della violenza sessuale di gruppo di Palermo, quindi non andando a tutelare neanche la vittima, oppure altre pubblicazioni di informazioni, o molto spesso anche il fatto di casi giudiziari che sono avvenuti in passato in cui si dava per colpevole certa una persona che poi è stata scarcerata subito dopo e è stata condannata un'altra persona a quel posto, perché comunque sono danni ingenti che poi lasciano anche il dubbio, anche dopo l'assoluzione, che quella persona effettivamente magari l'abbia scampata per un altro motivo. Quindi su questo le vorrei chiedere un'ultima cosa, perché c'è stato un incontro qualche giorno fa presso la Corte di Cassazione tra il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e anche il presidente del Consiglio Nazionale Forense, alcuni magistrati, che stanno proponendo di creare un codice etico condiviso tra magistrati, giornalisti e avvocati, proprio creando una sorta di costituente della giustizia mediatica. Lei cosa ne penserebbe di un'ipotesi simile? Non lo so, a me pare che le regole ci siano già e che se qualcuno sente l'esigenza di farne delle altre... dipende soprattutto dalla mancanza di professionalità di molti di coloro che fanno questo lavoro, soprattutto quando si affida l'analisi, la cronaca e il commento di vicende giudiziarie a giornalisti che magari non se ne occupano. Dato che la cronaca giudiziaria, e questa è una delle patologie italiane, ha finito in questi anni per il coincidere con la cronaca politica, perché troppi politici hanno commesso reati e sono finiti sotto processo o hanno tenuto dei comportamenti degni di nota per la magistratura. Molto spesso a commentare le vicende giudiziarie sono i cronisti politici, che non sono mai stati in un'aula di giustizia e non sanno niente, non sanno la differenza fra una richiesta di rinvio a giudizio e un rinvio a giudizio. Tu pensa soltanto al dibattito che si sta facendo sulla legge Bavaglio, no? La legge che ci impedirà di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare, cioè arrestano una persona e tu non puoi scrivere il nome della persona che è stata arrestata. Però questo la pensavo in modo diverso, direttore. E poi non puoi citare testualmente il dettaglio delle accuse. Citarlo testualmente non vuol dire prenderle per oro colato e dire che sono giuste, perché se ci sono delle contraddizioni in un'ordinanza di custodia cautelare o se gli avvocati ti fanno notare che mancano dei pezzi, tu citando testualmente l'ordinanza puoi smontarla e quindi puoi aiutare il giudice a fare luce magari su un errore del pubblico ministero. Però se ne può parlare, cioè non si può trascrivere il testo. Sì, giusto? Io devo fare la parafrasi del testuale che c'è. Allora, sì. Perché il lettore deve avere la mia parafrasi e non il testuale? Io devo fargli conoscere, senza mediazione
quello che c'è scritto, non quello che io ti dico che c'è scritto, perché se la mia parafrasi è tendenziosa o sono un ciuccio e non ho capito quello che c'è scritto nell'ordinanza, il lettore leggerà la mia asinata, non leggerà quello che c'è scritto. Ecco perché io sono per pubblicare il testuale. Ma il dibattito è stato: non possiamo far pubblicare dai giornalisti le carte dell'accusa. Cioè, questi somari non sanno che le ordinanze di custodia cautelare non sono l'accusa, sono dal giudice, che è una figura terza. L'accusa è il pubblico ministero che fa la richiesta di ordinanza cautelare. Quindi, capisci, siamo ancora all'ABC. E questo deriva dal fatto che di queste vicende si occupano non quelli che tutti i giorni vanno in aula di giustizia e sanno la differenza fra una richiesta di custodia e un'ordinanza di custodia, ma quelli che fanno politica e che prendono per oro colato quello che dicono i politici, che sono più ciucci di loro perché non sanno niente, salvo rari esemplari che sono poi gli avvocati o gli ex magistrati che vanno in politica, che sono gli unici che capiscono di giustizia. No, no, su questo, vabbè, io perché penso che si possa magari trascrivere, lei giustamente dice io preferirei comunque mettere il testo integrale perché spesso all'interno dell'ordinanza di custodia cautelare confluiscono delle informazioni che magari una persona leggendole, perché qui secondo me c'è proprio un problema alla base anche di conoscenza del cittadino che non sa cosa sia un'ordinanza di custodia cautelare e quindi potrebbe prendere per oro colato quello che c'è scritto all'interno, magari ci potrebbero essere delle trascrizioni, delle intercettazioni che il GIP utilizza a sostegno dell'emanazione dell'ordinanza, quindi diciamo che è un tema effettivamente complesso che forse anche come cittadini dovremmo lavorare sul far capire alle persone le varie differenze. L'ordinanza ci può essere qualcosa di sbagliato, qualche errore di trascrizione, ma se io poi devo farne la parafrasi, l'unica possibilità è che la mia parafrasi aggiunga delle imprecisioni e degli errori, certamente non li diminuisce, perché la cosa migliore se c'è un documento è poter pubblicare. Però fino a poco tempo fa era così. Probabilmente devi dire, questo non è una sentenza, questo è il giudice che allo stato degli atti decide che ci sono delle esigenze per privare della libertà un cittadino prima del processo. Se sai fare bene il tuo mestiere, questo lo spieghi prima di pubblicare le frasi più importanti testuali. Ma se invece di pubblicare le frasi testuali devi metterti a riassumerle, a parafrasarle, e intanto le scegli. Io sono sempre per fare, gli articoli di giornale devono essere riassuntivi, no? Però poi, adesso che abbiamo la possibilità di avere il web che non ha problemi di spazio, io ti do il documento integrale. Se sei un esperto, se hai queste perversioni, se te vuoi andare a leggere tutto, anche se sono 100-200 pagine, io te lo metto a disposizione, perché è per quello che c'è una persona in carcere prima del processo, quindi è importantissimo saperlo, per tenere sotto controllo il comportamento intanto dei magistrati e poi della persona sotto indagine o sotto arresti, nel caso in cui sia una persona con ruoli pubblici o di rilievo pubblico. Perfetto, grazie mille. Lascio la parola. Grazie Francesca. Allora, ci spostiamo velocemente sulla questione Medio Oriente, appunto per anche dare uno spazio a quello che è il suo nuovo libro, direttore, e poi andiamo sull'Ucraina. Spero che possa rimanere qualche minuto in più, perché insomma sono occasioni che capitano una volta ogni tanto, quindi ci dia qualche minuto in più, ecco. Intanto questo è il suo libro, Israele e i palestinesi in poche parole, dove lei insomma va a riassumere un po' di tutti gli articoli, di tutti gli editoriali che ha realizzato in questi anni sulla questione, ricordando insomma che il conflitto ovviamente non parte il 7 ottobre, ma anche ricordando insomma che bisogna cercare di scendere più in profondità e non ridurre tutto a come sempre estremismi da una parte o dall'altra. Io in questo sono molto d'accordo con lei. Da una parte io condanno fermamente quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre, così come però condanno la reazione che sta portando avanti in modo eccessivo in questo momento il governo di Benjamin Netanyahu, e quindi insomma mi auguro che si possa arrivare a una soluzione di lunga durata. Secondo lei quale potrebbe essere una soluzione? Esempio, dobbiamo aspettare nuove elezioni e sperare che gli israeliani scelgano un governo più moderato? Dobbiamo sperare che i palestinesi riescano a scacciare Hamas e ad avere anche loro, avviare un processo di democratizzazione?
campacavallo. Ma nel libro io ho fatto un po' un bignami, no, della storia di questo conflitto che dura da 100 anni. E, insomma, è impressionante vedere quante volte si è stati vicini a una soluzione. E paradossalmente si è andati più vicini alle soluzioni negoziali quando in Israele governavano certamente non delle mammolette, non dei pacifisti. Le paci le hanno siglate Begin, che era un ex terrorista sionista, uno dei capi delle bande paramilitari sioniste pregresse alla nascita di Israele, uno che aveva le mani grondanti di sangue. Rabin, che era il più a destra dei laburisti in Israele, che era ministro dell'interno ai tempi dell'intifada, quando i ragazzini tiravano le pietre e lui dava ordine di spezzargli le braccia così non tiravano più le pietre. Quindi Rabin poi è stato ucciso ed è diventato una specie di simbolo dell'irenismo, ma era tutt'altro che un pacifista, era un generale. Generale della guerra del 67 e della guerra del 73. E poi Sharon, il gesto più dirompente verso la soluzione dei due stati l'ha fatta un soldataccio come Sharon, uno che era andato in Libano perché doveva contenere la penetrazione palestinese nel sud e che poi senza nemmeno il permesso del suo governo ha invaso l'intero Libano, è arrivato a Beirut ed è rimasto a guardare senza muovere un dito mentre i falangisti cristiano-maroniti sterminavano i palestinesi a Sabra e Shatila, ed è stato sanzionato con la perdita del suo ministero della difesa dalla Corte Suprema israeliana, che gli ha fatto perdere più di 10 anni di carriera. Poi è tornato al governo e ha fatto la provocazione della marcia sulla spianata delle moschee, che ha innescato la seconda intifada. Quindi è proprio l'antitesi del pacifista e del trattativista. Eppure nel 2005, poco prima dell'ictus, ritira non solo le truppe ma i coloni da Gaza, che è una cosa che se l'avesse fatta un pacifista in Israele avrebbero linciato. E il suo erede dopo l'ictus, cioè Olmert, presentò un piano di pace per i due stati ad Abu Mazen che comprendeva addirittura più del 100% dei territori che i palestinesi rivendicavano, questo nel 2008. Purtroppo Abu Mazen non firmò quella mappa e poi precipitò tutto, arrivò Netanyahu. Però per dire, non è che c'è bisogno di un pacifista, anzi probabilmente gli israeliani per la pace si fidano soltanto di gente, di soldati, di generali che li rassicurano. Il problema è che devono essere dei generali con una testa, quindi non è che ci vuole un governo più o meno di destra o di sinistra, ci vuole un governo con uno statista al posto di un coglione, cioè uno che si ponga il problema che 7,5 milioni di palestinesi non li puoi sterminare e non li puoi nemmeno rimuovere dal dibattito, perché ci sono lì. E quindi l'idea che qualche paese del mondo si riprenda è una stupidaggine. Rimuovere il problema, perché questo è all'origine della follia di Netanyahu, la rimozione del problema, che ha fatto sponda e scopa con l'interesse di Hamas a liberarsi dei trattativisti, peraltro ultracorrotti, ultrascreditati, altrimenti non avrebbe vinto Hamas le uniche elezioni legislative che si sono svolte nei territori, no? Perché adesso tutti dicono che i palestinesi ce l'hanno con Hamas. I palestinesi, quando hanno potuto votare sia in Cisgiordania sia a Gaza, hanno scelto Hamas perché? Perché Hamas in quel momento faceva finta di volere anch'esso i due stati, e perché la leadership tradizionale palestinese di al-Fatah e dell'OLP, cioè Abu Mazen e la sua cricca, erano considerati inguardabili per il loro livello di corruzione, per il lusso in cui vivevano, eccetera, eccetera. Quindi adesso è chiaro che è difficilissimo rimettere il dentifricio dentro il tubetto, perché è uscito. Parlare dei due stati in questo momento che senso ha? Il piano americano, prendiamo un uomo di 88 anni, Abu Mazen, lo paracadutiamo da Ramallah a Gaza, abbiamo risolto il problema. Ma voglio dire, sarebbe ora di finirla di giocare a risico
sulla pelle degli altri, pensando di risolvere i problemi telecomandandoli da Washington o da qualche diplomazia a migliaia di chilometri. Il problema si risolve lì ed è tutto da ricostruire adesso. Voi pensate ai superstiti di Gaza, a quelli che non fanno parte dei 32.000 morti ammazzati, ma quelli sono i terroristi di domani. Non si chiamerà certo, stanno crescendo probabilmente nuove generazioni di terroristi. Stanno fabbricando i terroristi di domani. Avrei una domanda per sì, Mirko. Mi sentirei di dire qual è la soluzione, perché non c'è una soluzione pronta cassa. No, sono d'accordo su questo. Ciao. Mirko? Avrei una domanda per il direttore, visto che frequenta spesso la televisione. Io ho notato che c'è un tipo di narrativa nero-bianco, nel senso se provi a contestare gli innumerevoli errori israeliani automaticamente sei antisemita, c'è molta confusione anche fra antisemitismo e antisionismo e spesso si tende a non raccontare l'antefatto, cioè chi va a riprendere questioni addirittura bibliche, quando invece dal mio punto di vista si dovrebbero riprendere le questioni storiche, cioè della dissoluzione dell'impero turco, e, diciamo la dichiarazione di Balfour, le questioni di Nashi Shibs, al-Husseini, perché alla fine nasce lì. Addirittura i palestinesi si fanno la guerra tra di loro, questo li indebolisce e da lì nasce praticamente tutto il periodo con cui gli israeliti cominciano ad occupare sempre più terre. Sembra che in TV ci sia un pre-7 ottobre, un dopo 7 ottobre e spesso si tende a fare una linea netta come se non fosse successo niente prima ed è tutto basato sul 7 ottobre. Ho visto che c'è poco spazio al dibattito e soprattutto a un dibattito basato su qualcosa di dimostrabile. Mi sembra molto opinionismo. Quindi o sei da una parte o sei dall'altra e ovviamente le posizioni sono inconciliabili. Io mi occupo prettamente di questioni militari. Sì, tifoserie. La prima domanda che mi sono chiesto con Netanyahu era: se tu vuoi ottenere qualcosa con lo strumento bellico, qual è l'end state? La distruzione di Hamas è un nonsense, né più né meno, perché non sai dove vai a parare. Ci provammo noi in Libia, anche lì era un nonsense, cioè buttiamo giù le milizie dei Gheddafi, il dopo non esisteva a fare i loro. E quindi non c'è una soluzione dal mio punto di vista e noto che il dibattito scade molto. Lei che è molto in questo mondo dell'informazione, si è chiesto perché in televisione non si riesce a parlare di queste questioni in maniera, diciamo, molto fredda, molto basata sui fatti, non sull'opinionismo e sugli schieramenti. Me lo domando sempre, diciamo, in parte è dovuto a ignoranza, cioè c'è un sacco di gente che la questione medio orientale non l'ha mai studiata e adesso semplicemente deve giocare con le figurine, deve vedere come si schiera Meloni, come si schiera Salvini, come si schiera Conte, come si schiera la Schlein e poi di rimessa, di risulta, di rimbalzo si schierano loro. Poi c'è questa cosa che appunto non hanno nemmeno il punto di riferimento degli americani, che di solito per i nostri opinionisti mainstream sono un faro, perché in questo momento non si capisce bene da che parte stanno, nel senso che Biden continuamente richiama all'ordine Netanyahu, però poi nello stesso tempo non fa niente di conseguenza quando Netanyahu se ne frega allegramente degli ordini degli americani e quindi c'è questo disorientamento. Poi c'è questa ossessione per cui chiunque critica il governo israeliano e ce l'ha con gli ebrei, sta con Hamas, ma questo purtroppo è un modo binario di fare il dibattito che somiglia molto a quello sull'Ucraina, a quello sui vaccini, cioè ormai noi ci stiamo abituando proprio a queste due tifoserie per cui se uno cerca di distinguere, di ragionare, allora sta con Hamas oppure sta con Netanyahu oppure sta con Putin oppure sta con Zelensky oppure è Novax. Il fatto putiniano, lei è stato inserito in questa... Voglia.
Io ho fatto... Anch'io devo ammettere, siccome ho fatto una promessa ad alcuni che ci seguono, io ogni tanto l'ho detto il fatto putiniano, perché poi adesso arriveremo sulla questione ucraina, alcune posizioni direi che non le condivido per niente. Ma ci mancherebbe, lo so, ma dai tempi dei vaccini, voi pensate, mi sono vaccinato tutte le volte che mi ha detto di vaccinarmi il mio medico, quindi ho fatto tutte e tre le dosi, e poi in più ci metto pure l'anti-influenzale. Nei dibattiti televisivi bastava che io dicessi che ero contro il super green pass, l'obbligo per andare a lavorare dopo i 50 anni, la discriminazione dei bambini, dei figli dei non vaccinati che non potevano andare in classe, dovevano stare a casa, non si è mai capito perché, e diventavano vax. Ma sì, sì, questo io è ero vero. Pieno di vaccinatori, di punture da tutte le parti, ero diventato no vax. Cioè è un modo di dibattere che non ha alcun senso. Io poi ci sono degli argomenti che non conosco e quindi cerco di non parlarne. Questo del Medio Oriente è stato sempre una mia passione, quindi ho deciso di mettere a disposizione, ma proprio è un bignami, è l'ABC. Uno almeno i fondamentali li dovrebbe sapere. Lo dovrebbe sapere quello che diceva prima Mirko Campochiari, che non puoi combattere un'associazione, un'organizzazione terroristica con gli strumenti della guerra tradizionale. Perché? Perché vai a Gaza e l'esercito di Hamas non c'è, non lo vedi. E perché sono tutti cunicoli e tunnel e viuzze, e coi carri armati come fai? Devi raderla al suolo, come infatti stanno facendo. Ma direttore, mi scusi, siccome c'è poco tempo ci dobbiamo spostare poi sull'altro tema. È la stessa cosa. E l'hanno già provato in Libano e hanno già perso due guerre in Libano facendo la guerra ai terroristi con gli eserciti, e per due volte hanno creato terrorismo, perché Hezbollah nasce dalla prima sconfitta di Israele in Libano e adesso è ancora più forte, e adesso vedrai che dovranno dare tenteranno di dare una legnata anche in Libano dopo che avranno preso botte a Gaza, perché questo succede quando combatti col bazooka le zanzare. Zanzare devi combattere con altri sistemi, il terrorismo lo combatti con l'intelligence e con gli raid mirati, come ha sempre fatto il Mossad. Tra l'altro io mi meraviglio che il paese che ha il servizio segreto più attrezzato storicamente del mondo caschi continuamente in questa coazione a ripetere. Vabbè. Guardi, su questo concludo, perché su questo io concordo completamente, la linea che io auspicavo era quella del Mossad, che andava, diciamo, a prelevare i capi di Hamas invece di bombardare un po' ovunque, anche perché poi vai a minarti tutti i rapporti anche con l'Occidente. C'è il rischio della guerra continuativa proprio per questa cecità di Netanyahu, che odia, forse anche per fattori personali, Hamas, la morte del fratello, del famoso dirottamento, quindi c'è il rischio di un allargamento continuato proprio perché non c'è un modo di uscirne, e la guerra propizia, diciamo, il governo stesso di Netanyahu, la continuità, perché se si ferma automaticamente verrà contestato e magari nasceranno altre, diciamo, coalizioni. Io volevo passare sul discorso dell'Ucraina, visto che ho seguito, e lei lo sa, immagino, con molta attenzione il suo dibattito da Shai, e sul ruolo dei giornalisti, cioè quello dei media, cioè commentare i fatti per poi lasciare ai lettori il compito di farsi un'opinione. Queste sono le sue parole esatte, se non piglio errore. Questa è la sua definizione, insomma, del ruolo dei giornali e dei giornalisti. Non solo commentarli, prima raccontarli, poi analizzarli e commentarli, in modo che la gente abbia a disposizione un ventaglio di opinioni. Questo succede nelle democrazie come la nostra, ovviamente, dove i fatti di solito sono quelli, e poi ci sei tu che dici la tua, ci sono io che dico la mia, c'è Ivan Grieco che dice la sua, c'è Francesca Palumbo che dice la sua, e sono un ventaglio, e poi la gente, una volta informata sui fatti, poi decide di farsi la sua opinione. Questo è il senso. La mia critica, direttore, consiste nel fatto: ma se i fatti che vengono raccontati sono fattualmente falsi o distorti, e un lettore non ha modo di farsi un'opinione perché non può conoscere il pregresso magari di 30 anni perché fa altro nella vita, su cosa si basa su questa fiducia tra il lettore e facciamo e qualche chi scrive? Esempio concreto, magari, così sì. Poi ne parliamo.
Io mi riferisco proprio al fatto che all'inizio dell'operazione russa lei aveva pubblicato il fatto che l'invasione era una fake news. Io di lavoro mi occupo di analisi militari e le posso dire che all'epoca, già ad ottobre 2021, c'erano tutti gli indicatori possibili per dire l'opposto, e quindi la mia critica consiste in questo. Come avvengono queste analisi e chi è che dà questo genere di informazioni? Qui io porgo degli esempi tecnici, nel senso che già a ottobre e a gennaio c'erano notizie delle sacche di sangue consegnate alle unità russe, dispiegate con tutte le immagini satellitari della Maxar. E ovviamente quando qualcuno riceve le sacche di sangue non si tratta più di esercitazione. Quindi io mi chiedo quale sia il processo, perché nel mio lavoro il processo è questo, e lo spiego brevemente per chi non si occupa di questioni di intelligence. Da degli indizi grezzi si estrapolano praticamente delle notizie che vengono elaborate, e tramite queste notizie diventano notizie, cioè un indizio diventa notizia, e poi da questo si possono formulare scenari e ipotesi basate comunque su qualcosa di fattuale. Ecco, per me era molto ovvio che i russi stavano per invadere, i movimenti della flotta, le sacche di sangue, perché nel Fatto Quotidiano o chi le passava queste informazioni tutto questo invece era falso? Cioè, qual era il processo che c'era dietro? Ma tu ti riferisci a una riga di un mio editoriale il giorno scritto due giorni prima che ci fosse l'invasione, dove io dicevo che da un anno la propaganda americana annunciava ogni giorno che quel giorno ci sarebbe stata l'invasione. I nostri giornali la riprendevano ogni giorno e dicevano: oggi i russi invadono. Secondo te è informazione corretta per un anno intero dire oggi i russi invadono e poi vedere che non succedeva mai, perché i russi invadevano sempre l'indomani? Sarebbe come se tu, non so quando compi gli anni, io li compio il 13 ottobre, se tutti i giorni dicessi oggi compio gli anni, poi prima o poi capita che sia vero, però io gli altri 364 giorni dell'anno ho mentito. Perché ti dico questo? Perché tu sai benissimo, essendo un esperto militare, che le guerre nascono anche a furia di parlarne, nel senso che si crea un clima per farle accettare. Quando fu rapito Moro e si doveva far accettare l'idea che non sarebbe tornato vivo ma sarebbe stato ucciso, i servizi organizzarono il depistaggio del lago della Duchessa per simulare addirittura il ritrovamento del cadavere di Moro, che poi naturalmente non fu ritrovato perché Moro non era stato ancora ammazzato. Cominciarono a preparare. Mentre gli americani ogni giorno dicevano che l'invasione era inevitabile e certa, c'erano dei capi di Stato. Direttore, europei. Io le posso chiedere però di rimanere un attimo sul punto, perché abbiamo poco tempo. Se iniziamo a fare racconti di altre cose, non ce la facciamo. Le fake news erano quelle di chi annunciava tutti i giorni un'invasione che non c'era mai. Ma io questi titoli di un'invasione ogni giorno non li ricordo, onestamente. Per mesi e mesi, per fare sì che si accettasse come inevitabile una cosa che non era inevitabile. Poi, scusi, direttore, ma esperti. Chiedevano, tu hai previsto che c'era l'invasione, Lucio Caracciolo non credeva che ci sarebbe stata l'invasione, tu collabori con l'IMES e sai che Lucio Caracciolo è una persona seria. Zelensky non credeva all'invasione e attaccava gli americani dicendo piantatela di parlare di invasione, se avete delle prove fornitecele. Io nel libro Scemi di guerra ho raccontato il prima del 24 febbraio, non era inevitabile la guerra. Macron ci stava lavorando per impedirla, Scholz ci stava lavorando per impedirla. No, scusi, direttore, ma il punto è un altro, non è il discorso dell'inevitabilità della guerra umana, il discorso è chi si occupava di analisi, non parlo, io non guardo i giornali, non li guardo molto, non ho la televisione, tanto per dare un'idea, ma non c'erano solo gli americani, anche i think tank indipendenti, il CIS, la RAND, ma anche estoni, lettoni, lituani, polacchi,
parlavano di fattori tecnici, non è che si guardava i proclami di Biden o del Pentagono, si guardavano le immagini satellitari. Le posso dire un fattore tecnico anche abbastanza divertente: quando le unità vanno dopo un addestramento a, diciamo, rimettere i mezzi nel parco macchine, li parcheggiano in modo da risparmiare spazio, no? Le torrette dei carri armati si mettono l'una contro l'altra. I russi sistematicamente in tutte le immagini satellitari avevano parcheggiato i mezzi in modo da essere, diciamo, pronti alla partenza. Quindi tutti quelli che si occupavano di queste cose vedevano l'ovvio. Poi a me non interessa se i giornali per un anno dicevano e domani e domani e domani, però noi vedevamo tutto lo stato di preparazione. Ora lei si avvale di consulenti come il generale Mini e come Orsini, che lei ha definito picco della Mirandola sa tutto. Possibile che non hanno visto queste cose? Io non lo conoscevo neppure, Orsini l'ho invitato a collaborare quando gli hanno tolto la rubrica Il Messaggero, tipo 2 mesi dopo l'invasione. Il generale Mini ha cominciato a scrivere per noi dopo l'invasione, ma quello che tengo a precisare è che io non mi sono mai permesso di dire che i russi non avrebbero mai invaso l'Ucraina. Ho detto che da mesi continuavano ad annunciare tutti quanti un'invasione che regolarmente non si verifica. Allora, diciamo qualche, tiriamo fuori qualche altra affermazione magari che lei ha fatto in modo inconfutabile. Erano quelle di coloro che, mentre Macron, Scholz e tutti gli altri cercavano di ricomporre la situazione sulla base degli accordi di Minsk, sulla base di una dichiarazione di neutralità e di non ingresso dell'Ucraina nella NATO, continuavano a dire che invece la guerra era inevitabile. Ma è una invece sulla questione dei missili, Mirko. Vedere... No, le faccio vedere missili, prima le basi NATO. Ci arriviamo. Se vuoi accettare la slide, voglio far vedere al direttore come si arrivano a prevedere, diciamo, certe cose e soprattutto a intendersi se sia stata la NATO ad abbaiare alle porte della Russia o se sia stato viceversa. Io non guardo mai le dichiarazioni politiche, guardo cosa avviene nei fatti, cioè come vengono spesi i soldi, chi si muove, dove vanno i mezzi. Questo è l'andamento della NATO negli ultimi 30 anni, per dire. Come si può vedere, le spese militari erano scese dall'89 fino al 2014. C'è l'ingresso di alcuni paesi, quindi ovviamente aumentano perché sono entrati quei paesi, non perché sono salite. Poi improvvisamente, dopo la Crimea, ovviamente salgono, perché quando qualcuno fa qualcosa del genere, gli altri rispondono. La NATO, come sappiamo, la maggior parte dei paesi non ottempera al 2%, no? Lo storico, diciamo, delle spese militari. Vediamo cosa faceva la Russia nello stesso periodo. La Russia non è mai scesa, qui è il punto più basso, al 2,7% del rapporto PIL spese, è sempre stata fra il 3 e il 5%, con degli enormi aumenti ovviamente nel periodo della Georgia, della Crimea, della Siria, e poi bene o male si è sempre assestata sul 4%. Questo per far vedere che da una parte la NATO, tutto, diciamo, il conglomerato, spendeva meno, rinunciava anche a spese militari di tutto tipo. Qua si può vedere paesi come la Polonia, che sono fortemente militaristi, ovviamente, molto anti-russi. Fra il periodo addirittura del 2014-2019 le spese militari stavano scendendo, per non parlare dell'Italia. E ci ho messo un pochino tutti. Se andiamo a vedere quello che stava facendo la NATO, perché da quello che ho sentito molto spesso anche sul suo giornale, la teoria è che è la NATO che è andata a provocare la Russia, qua si può vedere che negli ultimi 30 anni, cioè dal 90 al 2021, la Germania, l'Italia, la Francia, la Spagna hanno ridotto il loro personale più o meno tra il 65 e il 50%. Il numero di carri armati del 75%, la Marina del 33%, l'Aeronautica 35%. Cioè, questo per capirsi, c'è una diminuzione totale della nostra capacità militare come Europa. Che succedeva invece dall'altra parte, visto che Orsini parlava di queste enormi esercitazioni della NATO anche sul suo giornale, io sono andato a vedere queste mega esercitazioni. Questo è un grafico che ci mostra le esercitazioni della NATO comparate a quelle della Russia. Una singola esercitazione russa del settembre 2014 include 155.000 uomini, cioè più uomini di tutte le forze NATO che si stavano addestrando fra il 13 aprile 2013 e il 2018. Perché mostro tutto questo? Perché cosa si vince dai dati? Chi è che si stava preparando per una guerra?
Se noi riduciamo i carri armati del 75%, l'aviazione del 35%, l'aeronautica e la marina del 33%, gli uomini del 65%, le spese militari, nessun paese praticamente spende il 2%, e dall'altra parte invece c'è un aumento di tutto, e gli addestramenti sono 10 volte superiori. Per dare un'idea, nel 2014 la NATO si addestrava con 85.000 uomini nelle varie esercitazioni, i russi con 479.000. E concludo. Come è sostenibile il fatto che ci sia stata, diciamo, una coercizione della NATO che ha indotto la Russia ad agire, se questi sono i presupposti tecnici e fattuali? Ma io credevo che quella del fatto putiniano fosse una battuta, invece ci credete veramente, perché voi pensate che io creda che Putin è un pacifista. Non cambiamo argomento, qui ci sono dei dati incontrovertibili. Ci sono dei dati, io le chiedo di rispondere. Cercando di rispondere, immagino che mi abbiate invitato per sentire le mie risposte. Sì, sul punto però, direttore, sul punto. Sì, esattamente sul punto. E sul punto io ho sempre detto che Putin è un criminale, un guerrafondaio, e che io non ho mai scritto una riga a favore di Putin da quando esiste il fatto, e dato che prima io esistevo, nemmeno prima, cioè dal 99 quando Putin è arrivato, ho sempre contestato tutti i governi che facevano pappa e ciccia con Putin, da Berlusconi a Letta a Renzi a Gentiloni eccetera eccetera, quando aumentavano la nostra dipendenza dal gas russo, quando si battevano contro le sanzioni, quando facevano sceneggiate nelle ville, eccetera. Quindi per me però in questi ultimi anni ha criticato molto l'espansionismo della NATO, le basi NATO, quello che è successo in Donbass, la Crimea, insomma. Ecco. Che Putin sia un guerrafondaio non ci sono dubbi. La domanda è: che cosa ci fa la NATO alle porte della Russia? Non ci dovrebbe essere. Perché? Perché nel 1990, quando Gorbaciov autorizzò, diede il placet alla riunificazione tedesca, cioè all'arrivo dentro la NATO anche della Germania Est, Jim Baker, Unione Europea, NATO, Stati Uniti, si impegnarono a non estendere la NATO un palmo soltanto al di là del confine. No. Mi spiace, direttore, ma non è così. Pubblicati dallo Spiegel anche i testi di quelle promesse, che non furono soltanto verbali. Li vogliamo vedere insieme. Per come la vedo io, l'intruso da quelle parti è la NATO, non è la Russia, che pure è una dittatura militarista, imperialista, capeggiata da un autocrate criminale che ha invaso indebitamente l'Ucraina. Sarebbe come se la Russia cominciasse a fare esercitazioni in Messico. Scusi direttore, perché sennò porta troppi temi. Quanto impiegherà Biden a intervenire in Messico? Però sul tema del 1900... Ci arriviamo, direttore, scusi. Lei ha portato discussioni di Baker. Non sono loro. Direttore, faccia rispondere un attimo Mirko sul punto che ha sollevato. Lei ha portato le discussioni di Baker. Io, fortuna mia, le ho lette tutte le trascrizioni, comprese tutte le lettere che si sono mandati Lech Wałęsa e il resto, e io qui ce l'ho disponibile, quindi possiamo verificare se la NATO o se qualcuno per conto ha fatto queste promesse. Questa è una lettera scritta subito dopo il ritorno di Yeltsin dalla Polonia, dopo aver concordato con il presidente Lech Wałęsa che la Polonia aveva il diritto di aderire alla NATO, cosa che si riflette in un comunicato in una conferenza stampa del 25 agosto che lei può recuperare. Le discussioni di Baker, che fra l'altro vengono sbugiardate il giorno stesso, vengono sbugiardate anche dallo stesso Gorbaciov in una famosa intervista al Commerzant 16 che si può notare qui. Intervista al Commerzant 16 ottobre 2014. Il topic dell'espansione NATO non è stato mai discusso, non è mai stato preso in considerazione in questi anni, e lo sto dicendo in pieno senso di responsabilità. Non un singolo paese dell'Est Europa ha portato avanti questo problema, nemmeno dopo la dissoluzione del patto di Varsavia nel 1991. L'esecuzione di Baker, che era una sua iniziativa personale, tra l'altro non era neanche una promessa, perché era praticamente una discussione informale tra lui e gli altri, viene smontata lo stesso pomeriggio dopo, perché non era stata concordata, ed è finita lì, è morta lì.
E per dirne un'altra ancora più interessante, è lo stesso Putin che allenta la sua posizione sull'espansione della NATO. Queste sono dichiarazioni sue che io riprendo, e dice: prendendo come esempio l'Estonia, la più piccola delle ex repubbliche sovietiche, Putin ha previsto che l'adesione alla NATO non danneggerebbe le relazioni con la Russia. Queste sono dichiarazioni di Putin il 25 giugno 2002. Non c'è nessun documento che sia stato firmato in questo senso. La discussione di Baker è rimasta una discussione estremamente informale. Poi che i russi si sentano traditi, e poi quello ci può stare, ma non è un trattato, non è un accordo, e gli stessi che erano coinvolti hanno fatto le loro dichiarazioni in senso opposto, compreso Gorbaciov. Io riprendo quello che dicono loro, non è una mia opinione. Guarda, ci sono varie citazioni che sono state pubblicate dallo Spiegel e da altri giornali. Certo, nessuno ha mai parlato di un trattato, si è parlato di impegni presi tra gentiluomini. Jim Baker non poteva prendere impegni a titolo personale al segretario di Stato americano. I segretari di Stato americano nei vertici internazionali non prendono impegni sul barbecue da fare a casa loro. Se parlano di questioni geopolitiche, stanno prendendo degli impegni, e comunque abbiamo promesso una cosa che poi abbiamo disatteso. Poi Putin ha detto: non me ne frega niente. Vabbè, ma chi se ne frega? Di Putin non me ne importa niente. Sto dicendo che gli intrusi in quell'area siamo noi, non sono i russi. I russi sarebbero intrusi se andassero a fare esercitazioni alle porte degli Stati Uniti, in Messico o in Canada. E ti penso che tu, da esperto militare, visto che sai quello che è successo a Grenada, quello che è successo in Nicaragua, quello che è successo a Panama e quello che è successo con tutti i golpe sponsorizzati dagli americani nel Sud America, non nel Centro America, sai benissimo quanti nanosecondi impiegherebbero gli Stati Uniti per intervenire e fare esattamente quello che ha fatto Putin. Questa, direttore, è un'ipotesi. Io mi baso sulla fattualità e non su delle scenari. Non capisco la parola intrusi, nel senso, paesi votano democraticamente per entrare, di solito ratificando con il Parlamento per entrare nella NATO. Non è che qualcuno li forza. Il club del tennis, io credo che sia un po' diverso. No, non è un club del tennis, è un'alleanza militare. Si entra su invito e ha un'alleanza militare e a determinate condizioni. Sì, ma non ti forza nessuno, lo decidono i popoli. La Finlandia ha deciso, per esempio, di entrare, e le ragioni sono ovvie. Fra l'altro, io riporto che i sondaggi pre-2022 davano la popolazione finlandese che voleva entrare nella NATO al 30%. Per dire, è stata questa guerra che li ha spostati all'80%. Il problema evidentemente è che le esigenze di sicurezza sono aumentate. Il problema è che se ti impegni a non estendere la NATO verso la Russia, per non minacciare la Russia, per non farla sentire minacciata e per creare una partnership, la Russia era partner in quel periodo, addirittura ha concesso gli spazi aerei per l'operazione Afghanistan, era considerata partner dell'Occidente contro Raccontiamola bene, l'ha raccontato in cambio della connivenza su quello che stavano facendo loro. Se tu decidi di estendere la NATO, inviti i paesi a mano più vicini alla Russia e gli arrivi sotto le chiappe, che è esattamente quello che stavano facendo, con l'annuncio reiterato per anni di farci entrare pure la Georgia e l'Ucraina, ben sapendo quella che sarebbe stata la reazione russa in base alla teoria militare russa, che è pubblica, che è nota. Io non ti sto giustificando l'imperialista che fa i massacri e che invade un paese sovrano. Ti sto dicendo che se vuoi evitare un'escalation in quell'area, non continui a espanderti verso quell'area. Ma è assolutamente evidente. Così, direttore, ma l'espansionismo... Secondo te hanno fatto bene... Voglio dire, è stata anche pianificata con tanto di teorizzazioni, Brzezinski e tutto quanto. Sì, ma scusi, direttore, l'espansionismo implica un elemento coercitivo che qui non c'è. Sai qual è il problema adesso, però? Scusi, ma direttore, queste due tesi non possono stare in piedi. Se noi riduciamo tutto... Il problema è che l'abbiamo persa, e anche i grandi direttore, esperti... Direttore, per due anni ci hanno raccontato
che la stavamo vincendo, che le avanzate. No, lei sta non è vero che abbiamo perso, direttore, faccia parlare un attimo Mirko. Direttore, scusi, lei mette troppa carne sul tecnica. Putin non è stato deposto, Putin è più popolare di quando è iniziato la guerra. Scusi, è un dibattito o un monologo? Dell'Occidente, o almeno delle persone scusi, sensate. Direttore, un attimo, se mi permette, può parlare. A me piace grazie. Parlare punto per punto, nel senso, se lei mette sul fuoco 3.000 argomenti con la tecnica dell'idrante, poi è difficile starci dietro. Il direttore è abituato alla televisione, dove diciamo la cacciara riga sovrana, qui non voglio rispondere, nel senso, la cacciara la come... quando ti metti le parrucche bionde o bestemmi sul web, io non faccio cacciara. Si è informato bene, direttore. Non facciamo confusione. Le mie performance sono molto goliardiche. Infatti. Scusate, io voglio parlare punto per punto. Se la tesi è che ci siamo espansi, già un elemento coercitivo, espansi significa andare a occupare non paesi che aderiscono, ma questioni di semantica. Come si può sostenere il fatto che anche l'espansionismo NATO è un pericolo per la Russia se poi nei fatti abbiamo ridotto il 65%, del 75%? Cioè, se da una parte ci sono paesi che entrano, dall'altra parte diciamo tutto il conglomerato bellico, inclusa la produzione di munizioni, è calata dell'80% negli ultimi 30 anni. Credo che la Russia, visto che guarda le questioni militari, si rende conto che non siamo in uno stato di preparazione per minacciare la Russia stessa. Basta vedere il contingente delle truppe NATO nei paesi baltici, meno di 8.000 uomini, non sono nella condizione di minacciare la Russia. Io queste cose non le capisco, onestamente. Poi non sono un disilluso, è un'alleanza militare, e capisco... Quindi non capisco perché... Io non ho mai detto che i paesi baltici stanno per aggredire la Russia. E non credo nemmeno che di avere mai detto che l'Occidente voleva fare la guerra alla Russia. L'Occidente ha provocato ripetutamente la Russia perché facesse quello che ha fatto nel 2022, contando sul fatto di distruggerla, di sconfiggerla, perché questo era la parola d'ordine che ancora leggiamo nelle risoluzioni dell'Unione Europea. Installando fino al recupero non solo delle quattro regioni occupate, ma anche della Crimea. Il problema che ci troviamo di fronte è che abbiamo perso, perché non abbiamo recuperato nemmeno un fazzoletto. Io non mi sento sconfitto. Noi Occidente, certamente neanche io mi sento sconfitto. E io non avrei mai detto sconfigge la Russia, perché so quanto è grande, che potenza è, e soprattutto com'è difficile sconfiggere la Russia lasciando morire i poveri ucraini e danni. Su questo siamo d'accordo, che i giornali hanno sparato delle cose fuori dal mondo, come ritorno ai confini del 91. Io ho sempre detto il risultato più auspicabile per gli ucraini è ottenere uno stallo o far pagare un pedaggio ai russi talmente elevato da, diciamo, porli a mediare la situazione, perché è impensabile per questioni demografiche, di industria bellica, per quanto ci sia uno sforzo occidentale, che gli ucraini possano vincere manu militari fino al ritorno della Crimea. Io, fra l'altro, ero uno dei sostenitori alla non offensiva, viste le limitate capacità e risorse, insomma, dell'Ucraina. Stare in difensiva era sicuramente la situazione migliore, ma queste sono considerazioni militari. Io l'altro giorno ho visto un suo intervento dove diceva: ogni volta che la NATO si espande, installa missili nucleari. Io le faccio notare, direttore, che questa cosa è fattualmente falsa. Il potenziale nucleare della NATO è esattamente nei soliti 5 posti dov'è dagli ultimi 30 anni. Non ci sono missili con capacità nucleare benché la Polonia li richieda, la Polonia in questi 2 anni ha richiesto e ha ritenuto al buon cuore della NATO decidere di volta in volta dove dislocarli. Questo mi sembra evidente. Quando è entrato nella NATO, certamente non può rifiutare l'installazione di armi nucleari. Noi abbiamo la fortuna di averne la maggior parte. Se si decide un fronte anziché un altro, magari le si sposta. Una volta che uno è entrato nella NATO, ha dei vincoli e degli obblighi. Certamente non tutti i paesi della NATO sono stati ritenuti necessari come basi militari per l'installazione di missili nucleari. Ma vedo che continui a perderti nei dettagli, mentre la questione fondamentale... sono dettagli fondamentali, visto che lei fa informazione. Hai detto appena adesso che bisogna negoziare, benvenuto.
Io l'ho detto da 2 anni, mi sono preso del putiniano, quindi sono contento che arrivano prima o poi anche gli altri. E ma non io sono d'accordo. Militare, intendiamoci. No, ma quello era abbastanza ovvio, ma già mille in tempi non sospetti dopo la prima controffensiva ucraina aveva detto forse è il momento di negoziare da un punto di forza, però lei ha anche detto da Shai che lei non ha visto nessuna offensiva ucraina, l'armata rotta e cose del genere. Armata rotta no, visto che sta vincendo, però può sempre capitare lei, che sia questa fuga di massa dei russi al momento non mi pare. Io le cito, ma dipende dal momento, nel senso questa guerra ha avuto alti e bassi da entrambe le parti, mi pare. Cioè non mi pare che sia stata unilaterale. Però purtroppo nei primi 2 mesi vengono prese 4 regioni e quelle 4 regioni continuano ad essere controllate dai russi. No, non è così. Chilometro meno c'è poco da fare. Guardi, questo è quello che ha detto lei. Putin, che è un feroce, sanguinario, dittatore, imperialista e tutte le cose che sappiamo e che non ci dobbiamo mai dimenticare, peraltro le sappiamo da quando è arrivato, cioè dal 99, però ha detto una cosa che tutti sanno, cioè è evidente che se la NATO manda i militari è la terza guerra mondiale, cioè non è un mistero. Ma guerra mondiale significherebbe guerra nucleare a questo punto? Certamente una guerra che non esclude l'uso del nucleare, perché la NATO ogni volta che prende un paese ci mette i missili nucleari puntati contro la Russia e la Russia ne ha 7-8 mila puntati contro la NATO. Questo è quello che ha detto le 2 giorni fa, se non sbaglio, una cosa del genere. Se c'è una guerra mondiale ci rivediamo qua e vediamo quanti paesi della NATO avranno missili nucleari. Speriamo di no. Ma lei ha detto ogni volta, scusi, io rimango sul fattuale delle sue parole, ha detto ogni volta che la NATO prende un nuovo paese ci installa i missili nucleari. Prego Ivan, io faccio vedere dove c'è una guerra nucleare, ti credo. Se c'è una guerra mondiale nucleare, vedi come mettono i missili a ridosso del nemico, ma ti pare che li lasciano in Portogallo? Certo che li mettono al fronte est, no? E quello è lo scenario di cui stavamo parlando. Speriamo che non succeda. Ma se si va avanti con questa escalation, l'approdo finale è l'invio delle truppe della NATO, scusi, per direttore, le ucraine che non ci sono più, e poi il nucleare. Che altro scenario vedi? Scusi, direttore, lei lavora con le parole, quindi io prendo le parole che lei ha detto. Ogni volta che un paese entra nella NATO vengono installati i missili nucleari. Io le faccio vedere. Uno scenario di guerra come quello che mi ha chiesto Sommi, ovviamente, quando hai i paesi lei ha detto fattualmente ogni volta che un paese entra in NATO vengono installati i missili nucleari. Io le faccio vedere che i missili sono installati negli stessi paesi, quindi ogni volta che un paese NATO entra un paese entra nella NATO è uno scenario di guerra, secondo le sue affermazioni. Ma io non so se riuscite a sentire quello che che mi ha chiesto Sommi. Mi ha detto ci sarebbe il rischio in caso di guerra mondiale, di una guerra nucleare. Ho detto certo, ogni volta che aumenti la NATO ovviamente la NATO mette i missili nucleari, è ovvio, in uno scenario di guerra. Lo so benissimo che adesso ci sono dei paesi che hanno i missili nucleari e dei paesi che non hanno i missili nucleari. Perché non siamo, almeno formalmente, con la NATO e con la Russia. Ci stiamo, io le faccio notare che la NATO non può spostare i missili senza il Parlamento. La NATO non ha una capacità di spostare questi missili senza un passaggio parlamentare dei relativi paesi. Quindi la NATO, anche se prende domani la Georgia, non può indipendentemente piazzare dei missili in Georgia. E non ci sono, tra l'altro, non ci sono in nessun paese di quelli che facciano parte del blocco originale. Questa mappa è chiara, addirittura non ci sono neanche nella Germania Est, come da accordi del 1990. Benissimo, ma io stavo parlando del fatto che se scoppia una guerra mondiale, i paesi NATO diventeranno basi per lo schieramento di missili nucleari, a cominciare dai paesi più a ridosso con quello che sarà il nemico, che ho l'impressione che sia la Russia. Scusi, no? Direttore, però lei ha detto ogni volta che un paese entra nella NATO ci si mettono i missili, non ha detto quello che sta dicendo ora.
Cioè, è un po' diverso il discorso. Detto lei, ogni volta. Lei è bravi, lei è il miglior giornalista, probabilmente a livello comunicativo, domanda, che c'è in Italia, però non ci può prendere in giro in questo frangente, per cortesia. L'ho detto rispondendo a una domanda sulla ipotesi di una guerra mondiale, ok? Va bene. No, domanda. Se vuoi parlarne per un altro tre quarti d'ora, no. Il problema ucraino è quello che ha detto Travaglio, a accordi e disaccordi, e non il fatto che per 2 anni avete parlato di una grande riscossa dell'Ucraina che non c'è stata, e del fatto che adesso siamo tutti qua a domandarci come se ne esce. E tu l'altro giorno ti sei permesso di insultare il Papa perché ha detto l'unica cosa ragionevole, e cioè che quando si perde bisogna andare dal nemico a chiedergli di trattare, ok? E sì, il Papa ha parlato di bandiera bianca, ha utilizzato parole ben precise. La bandiera bianca non è una resa, e tu hai titolato il Papa chiede di arrendersi. Quindi io la ammiro molto, direttore, perché lei è veramente in gamba. Io riconosco la sua bravura, perché nessuno dei nostri ospiti prima di venire qui si era preparato, andandosi a vedere addirittura miei contenuti con mie dichiarazioni. Io per questo la ammiro molto. Chi eri, perché non sapevo chi eri. No, ma infatti io la apprezzo tanto, veramente. Al di là delle posizioni diversissime, io la ritengo un fenomeno, veramente. E poi ho scoperto l'esistenza di Mirko Campochiari ieri, perché mi hai comunicato il giorno prima che non era un faccia a faccia fra me e te, ma c'era anche Mirko Campochiari. E allora, no, fin dall'inizio c'era scritto che sarebbero intervenuti anche i miei collaboratori. Beh, io sono suo collaboratore, quindi è normale che sia qui. No, io mi chiedevo, visto che è un problema, e c'è una possibilità che i missili vengano spostati anche con dei passaggi parlamentari, e nel reame delle possibilità, su questo sono d'accordo. Io guardavo la fattualità che da 30 anni sono fermi. Io mi chiedo perché allora non è un problema il fatto che i russi hanno spostato nel 2018 i sistemi Iskander con potenzialità nucleare a Kaliningrad, e noi non abbiamo, mi pare, creato chissà quali problemi, ne ci siano stati, diciamo, rimostranze in questo senso. Si chiama dualità strategica. Non è che se sposti i missili in Polonia cambia qualcosa, se sono in Germania o in Polonia, essere onesto. In una guerra nucleare esiste la MED, nel momento in cui qualcuno spara tutto, e lo sa anche lei, direttore. È proprio il motivo del perché spostare i missili 100 km tra Berlino o Varsavia non cambia assolutamente nulla ai russi, che ce li hanno a Kaliningrad. Anzi, se vogliamo ragionare di chilometri, sono loro che hanno i missili più vicini a noi. E non mi sembra che stiamo a minacciare la Russia, vuole fare guerre per Kaliningrad. Perché si sa che appena uno dei due spara... Una volta che ti ho detto che ritengo che Putin sia un criminale, guerrafondaio, autocrate, che ha fatto le guerre di Cecenia, di Georgia, di Siria e di Crimea, e poi ha aiutato gli indipendentisti del Donbass, perché dovrei dire che non è vero che ha messo i missili a Kaliningrad? Certo che li ha messi, è un imperialista, esattamente come lo siamo noi dall'altra parte. Non ci sono i buoni e i cattivi, siamo tutti imperiali. Quindi è un gioco a somma zero. Interessi, ma è evidente, no? Non è che il fatto che noi siamo imperialisti rende meno imperialista Putin, ma non è nemmeno che il fatto che Putin sia imperialista rende meno imperialisti noi. Quindi lei come avrebbe risolto la questione del Donbass e della Crimea? Visto di là sono imperialisti, qua siamo imperialisti, qual è la soluzione possibile? Ma intanto ci sono stati 2 accordi a Minsk che si basavano sul ritorno delle 2 repubbliche indipendentiste sotto il controllo di Kiev in cambio di un'autonomia molto ampia, e nessuna delle 2 parti ha rispettato quegli accordi. Il governo di Kiev ha continuato a bombardare e ad attaccare le 2 regioni, non ha nemmeno fatto il cessate il fuoco, nemmeno il giorno prima dell'invasione russa ancora bombardavano, e dall'altra parte i russi non hanno mai riconsegnato le 2 repubbliche al governo di Kiev. Di conseguenza, intanto bisognava ripartire da lì, e poi bisognava finirla con questa follia dell'Ucraina e della Georgia nella NATO, e non ci sarebbe stata la guerra, punto.
così la vedo io. Cioè non trattare dopo, bisognava impedire che ci fosse la guerra e bisognava proclamare, tra l'altro facendo l'interesse dell'Ucraina, perché i paesi neutrali stanno molto meglio dei paesi schierati da una parte o dall'altra. Quindi bisognava continuare con la neutralità, prendendo atto del fatto che quello sarebbe stato un atto ostile e che avrebbe attirato la reazione dei russi a danno degli ucraini, a danno poi dell'Europa, perché anche noi ne stiamo pagando le conseguenze. Gli unici che non ci rimettono, anzi ci guadagnano sul gas e sulle armi, sono gli americani, e infatti sono felici. Posso? Sì. Allora, io guardando la fattualità di queste cose... No, mi sento quasi un intruso. Ma perché mi avete invitato? Se ogni volta che parlo dice posso, voi dovreste fare le domande e lasciarmi dare le risposte. Se vi interessa, l'ha fatto. L'ha fatto. Se non vi interessa... E io verifico se la domanda le altre volte. E io non si arrabbi, direttore, è che a noi ci piace un ritmo più serrato. A me piace guardare, ovviamente, dopo la sua risposta, come sono andati i fatti, e magari li vediamo insieme. Questo è il discorso. Dal punto di vista dell'implementazione di Minsk, è vero che entrambi hanno fallito a ottemperare tutti i punti, però è anche vero che la maggior parte di questi punti non sono stati ottemperati dalla Russia, e non lo dico io, lo dicono gli osservatori OSCE, che fra l'altro nessuno dei due li ha ottemperati. Perché smentisci delle cose che ho già detto io? Cioè sembra che ho detto il contrario. Vabbè, beh, comunque, perché no, bisogna dare una pesistica a questa cosa, no? Visto che quando si parla di Israele e Palestina bisogna vedere tutti i problemi, no? E dove va la bilancia degli errori. Ecco, da quello dicono quelli dell'OSCE, l'80% dei blocchi ai loro controlli sono avvenuti delle parti non controllate dal governo di Kiev. Per dare un'idea da quale parte stava pendendo. Poi le diceva che ovviamente la soluzione era una soluzione per riconoscere la neutralità, no? O l'indipendenza di queste regioni. Beh, questa cosa è stata fatta. Il Parlamento ucraino il 16 settembre 2014 garantisce a queste regioni l'indipendenza, diciamo, all'interno dell'Ucraina, e viene rigettata dal leader del Donbass. Ci hanno provato, è sempre dall'altra parte che veniva bloccato tutto, e io mi sono sempre chiesto perché, anche quando vogliono fare la famosa votazione che dovrebbe essere sotto legge internazionale, quelli del Donbass decidono di farne una loro, ovviamente illegittima, ogni volta che ci si avvicinava. Io guardo semplicemente la bilancia di chi fa cosa, nonostante gli errori di entrambi i lati, per vedere da quale parte pende di più, diciamo, l'ingerenza in questa storia. Tutto qui, cerco di capire chi aveva interesse a fare cosa, e onestamente dalle osservazioni internazionali risulta che l'80% delle colpe sono da una parte, quindi queste soluzioni sono state tentate. Ma c'è stato un ostruzionismo totale. Ma quale autonomia stai parlando? Gli hanno addirittura degradato la lingua russa. Hanno cominciato a discriminare nelle scuole quelli di lingua russa. La Merkel ha dichiarato gli accordi di Minsk li abbiamo usati soltanto per far perdere tempo ai russi e far guadagnare terreno agli ucraini. Cioè, bisogna avere anche un minimo di onestà. Non è possibile nascondere 8 anni di guerra civile, 4-5 mila morti civili, 10 mila morti militari, bombardamenti fino all'ultimo. Ma c'è stato un periodo in cui l'informazione non aveva ancora capito che era vietato parlare male anche dell'Ucraina quando sbaglia, raccontava le stragi che stavano facendo le milizie naziste, le milizie regolari in Donbass contro la popolazione russofona. Se uno perde di vista quello che è successo prima, fa esattamente quello che fa con Israele, dove la storia è cominciata in settembre. Io non perdo di vista, direttore, questi sono i dati. La storia il 24 febbraio, cioè, no, quella è una guerra che dura da 10 anni, dove ne hanno fatte di tutti i colori da una parte e dall'altra. Certo, siamo completamente d'accordo su questo, ma tu mi hai chiesto come l'avrei risolta. Io ti ho detto, c'era scritto che bisognava dare un'autonomia e fare il cessate il fuoco. Non hanno cessato il fuoco mai. Nel 2002 continuavano a bombardare. Ma come puoi fare un accordo senza nemmeno partire da un cessate il fuoco? No, su questo siamo completamente d'accordo. Io le faccio notare, direttore, che la guerra civile
come la chiama lei, dal 2014 al 2021, se si guardano gli ultimi anni, i morti sono meno di 30, significa che era praticamente sopita. Tra l'altro, di questi 25-26 morti l'anno, la maggior parte, come si può vedere, sono da ferite, mine, cose inesplose, cose del genere. Qui ci sono tutti cessati il fuoco, come si può vedere. Vedo dei questo è passi, però ai numeri dell'ONU sono 14.000 erotti morti in 8 sì, anni. Sì. 14.200, cioè da dividere ovviamente quelli civili da quelli militari. Sono un terzo. Ma in generale la guerra era molto, lei dice, bombardavano fino all'ultimo momento. Fra l'altro ci sono anche i documenti dell'OSCE che fanno vedere il numero di incidenti a fuoco di questa storia, no? E nell'ultimo anno il numero di incidenti a fuoco erano calati del 90% rispetto agli anni precedenti. Ma non c'è stato mai un cessato il fuoco, purtroppo. Non l'hanno mai rispettato, né da una parte né dall'altra, in maniera completa. Su questo siamo completamente d'accordo. Ma la guerra civile di per sé è veramente una guerra civile? Non so se ha visto i video di Girkin dove racconta lui stesso di averla organizzata. Quando ucraini combattono contro ucraini, si chiama guerra civile, esattamente quando gli italiani combattevano contro gli italiani, Repubblica di Salò contro partigiani, cioè non sto dicendo chi è da una parte e chi dall'altra, quando due parti della stessa popolazione si combattono fra di loro e si uccidono, si chiama guerra civile a casa mia, non so come la chiami tu. Allora, le dico un paio di problemi su questa storia. I primi che hanno organizzato la rivolta nel Donbass sono tutti di San Pietroburgo e di Mosca, tutti gli organizzatori. Non ce n'era uno originario del Donbass. Lo stesso Girkin. Pensa che Piazza Maidan l'ha organizzata Vittoria Nuland, che è un'americana, e ci ha investito anche un sacco di soldi, per dirti. Quindi la Nuland ha portato 1 milione di persone in piazza. La Nuland è riuscita a portare 1 milione di persone in piazza. No, no. Ha saputo fare quello che doveva fare, cioè la destabilizzatrice, è quello il suo mestiere, lo fa da 4 amministrazioni americane, se escludi quella di Trump ha lavorato con tutti, repubblicani e democratici, quello è il suo mestiere. Poi ha avuto la sfortuna di farsi beccare al telefono a dire quello che pensano gli americani di noi europei, fuck Europe, devo dire che quello è proprio la dichiarazione programmatica che può essere il sottotitolo della guerra che stiamo vivendo. Quello dove lei dava la lista del governo, praticamente, no? Dove diceva chi le sarebbe piaciuto mettere, poi non è riuscita a metterceli tutti, ma insomma dava proprio l'idea impostazione coloniale che hanno gli americani, che decidono chi deve governare negli altri paesi. Poi naturalmente le cose sono andate un po' diversamente, però diciamo, lo scopo di cacciare il presidente regolarmente eletto dagli ucraini l'hanno ottenuto, quindi io qui un paio di controfattualità, tanta roba. Sì, intanto non era da sola, quindi se stava a fare ingerenza, cosa che stava a fare, perché io non ho problemi a dire che era lì ovviamente a fare la maneggiona. Il problema è che non era da sola, c'era Lukin della Russia, c'era Steinmeier della Germania, c'era Fabius della Francia, e hanno firmato tutti insieme il documento congiunto che poi accettano il governo, compreso il delegato russo, Vladimir Lukin. E tra l'altro il governo aveva pubblicato pochi giorni prima, 10 giorni prima dell'intercezione della Nuland, esattamente quali sarebbero stati i ministri, quindi non si capisce come faceva la Nuland a dettare qualcosa che era già stato dichiarato 10 giorni prima. Poi che tutti stessero lì a fare i maneggioni e che volessero capire cosa stava succedendo da una parte e dall'altra, questo è ovvio. A me le ingerenze americane, russe, eccetera, non piacciono in generale, ma non è neanche questa storia della Nuland che praticamente ha creato tutto l'apparato. E fra l'altro il presidente è stato votato dal suo stesso partito, nel senso che il decadimento è stato votato dalla Rada, compresi tantissimi voti del suo partito, se non sbaglio del 90%. Però era stato eletto dai cittadini, certo. Dal suo partito, dai cittadini, la maggioranza democraticamente dei cittadini. Però, come ben sappiamo, ci sono gli elettori che ogni tanto si sbagliano e allora non vale, no? Questa è una delle regole dell'Occidente democratico, quando Hamas vince le elezioni non vale, quando la Brexit prevale sul rimanere, non vale. Gli elettori vanno purtroppo aboliti, perché si stanno sbagliando sempre più spesso. Li sbagliarono a votare, quindi non valeva.
La volta dopo, ammaestrati, valeva. Quindi ci sono elezioni più o meno democratiche a seconda di chi vince. Questi allora, sono i problemi dell'Occidente, lo sai? Perché poi, se ti metti nella testa di quelli che assistono a questo tipo di propaganda, no? Mettiti nei panni dei palestinesi, ai quali viene detto che devono partecipare alle elezioni, che è giusto che Hamas partecipi alle elezioni, però poi se vince Hamas, sanzioni, embargo. Sì, quella storia me la ricordo. È un'ipocrisia, però ho seri dubbi a credere che un milione di persone in quattro mesi stava lì. Spiegano proprio per questo, perché per noi la democrazia è quando vincono quelli che decidiamo noi, altrimenti non vale. Comunque io, direttore, al termine di questa diretta offrirei un contratto a Mirko, magari al posto del professor Orsini, secondo me ne acquisterebbe valore il suo giornale. Il professor Orsini me lo tengo stretto perché da quando l'ho preso ha sempre azzeccato le previsioni. E perché faceva detto... come diceva lei all'inizio, a forza di dirle alla fine se qualcosa l'azzeccava. No, perché se avesse cambiato previsione, lui ha sempre fatto la stessa, cioè ha detto che la Russia avrebbe distrutto sempre di più l'Ucraina, che l'Ucraina, mandando armi e non soldati, non avrebbe potuto recuperare i territori perduti e che l'unico modo per salvare l'Ucraina salvabile, cioè rimasta in piedi e rimasta viva, era quella di un negoziato. Del resto, Orsini, a differenza di altri, aveva pure previsto che la Russia avrebbe invaso. Orsini era andato in Parlamento nel 2019 a dire no, caro direttore, no, direttore, non ci siamo. Quindi voglio io dire, me la sono guardata tutta la conferenza del professore del Senato. Quella conferenza là parlava di sanzioni e diceva che non bisognava toglierle. No, quella del Senato dove lui dice di aver previsto la guerra. Io l'ho guardato, lui fa tre scenari, attacca, non attacca, e poi il suo scenario conclusivo dove dice che secondo lui Putin non ha ancora deciso. Ma che genere di previsione è? Come dire, domani piove o non piove? No, ma lì avevano interpellato a proposito delle sanzioni, perché tutti, Salvini, Meloni, Renzi, volevano tutti togliere le sanzioni. Quindi quello in realtà. Comunque, per tornare a Rossini, me lo tengo perché insieme al generale Mini ha garantito al Fatto Quotidiano di evitare le figuracce che hanno fatto i grandi giornali, che per due anni ci hanno raccontato che vincevano gli ucraini e poi a settembre dell'anno scorso improvvisamente ci hanno detto che ha vinto Putin. Perché, ma qui non dire ha vinto nessuno, direttore, la guerra è ancora in corso. Deve affalare a zappare la terra dopo aver detto le scemenze. Siamo sicuri, se lo vuoi metterlo. Fate sul suo giornale. Come? Prospetta un bagno di sangue a Kherson perché i russi stanno trasferendo la popolazione civile dall'altra parte del fiume Dnipro, mettere a riparo con popolazione civile e quant'altro, ma questo non perché intendano abbandonare Kherson, ma perché intendono fare poi un massacro, o comunque massacrarsi da una parte e dall'altra, cioè i russi intendono combattere per mantenere Kherson. Beh, poi sul suo giornale ha pubblicato praticamente l'opposto di quello che è avvenuto, cioè su Rovin che fa la famosa ritirata, quindi che le azzecchi tutte. Non mi pare che sia proprio così. Infatti per mesi abbiamo poi letto di continui martellamenti russi dall'altra parte del fiume su Kherson, con morti e la gente che scappava dopo aver festeggiato la riconquista di Kherson. Non so se te lo ricordi. Se vuoi ti mando in... Onestamente, non dico si fidi perché non bisogna mai fidarsi, ma io ho un team che si occupa di geolocalizzazione tutto il tempo. Non ci sono stati grandi bombardamenti russi che riguardavano i bombardamenti su Kherson dopo che i russi si erano ritirati dall'altra parte del fiume, e i russi poveretti e gli ucraini che avevano appena festeggiato la riconquista di Kherson, che hanno dovuto scappare perché i russi li stavano maciullando con lanci di razzi continui. Ma è andata avanti per delle settimane quella cosa lì. Se vuoi poi ti mando gli articoli, mi ricordo di averci scritto un pezzo
perché le assicuro che non erano dei bombardamenti di alta intensità, erano degli scambi di mortaio di alcune artiglierie. Era una roba tipo Bakhmut o Marinka, per dire, ci sono un po' di palazzi danneggiati, ma non era questa roba del massacro, cose del genere. C'erano dei bombardamenti, la gente quello per forza ucraine. Se vuoi mettere questo, Ivan, perché... Sì, poi chiudiamo, che il direttore è rimasto anche troppo, e lo ringraziamo ovviamente. Abbiamo fatto tardi. Questo è quello che veniva pubblicato sul Fatto Quotidiano, sul picco della Mirandola, come l'ho definito lei, cioè controffensiva sarà un fallimento, e il suo stesso giornale, perché io ovviamente mi piace vedere che anche il suo stesso giornale si corregge da solo e pubblica praticamente che in realtà... la controffensiva ucraina ha avuto successo e che i russi hanno avuto un sacco di problemi, ma altrimenti non si spiegherebbe la famosa mobilitazione di 300.000 uomini. Questo è il suo giornale. La resa di Kherson vista da Mosca, la propaganda tenta di minimizzare e silenziare, ma i falchi si sfogano nelle chat, è impotenza militare. Lei da Shai aveva detto che non ha visto queste famose controffensive ucraine, cose del genere. Io le faccio notare che ad oggi nessuno degli oblast è in realtà al 100% sotto il controllo russo, e che dall'inizio della guerra i russi hanno ceduto più del 50% di quello che avevano occupato. Quindi evidentemente queste controffensive ucraine qualche effetto nel liberare il loro territorio lo hanno avuto, e mi sembra fattuale questa cosa. Stai parlando della prima o della seconda? Io della prima, da Masala, stavo parlando della controffensiva ultima, quella disastrosa, dove i russi, stando sulla difensiva, hanno recuperato più territori di quelli che hanno recuperato gli ucraini all'offensiva, 500 km quadrati contro 380, mi pare di ricordare un calcolo, se non ero del Financial Times. Nella precedente se ne andarono da Kharkiv e se ne andarono da Kherson, quindi sì, la prima andò un po' meno peggio della seconda. Risultato e lì finale, dal mio punto di vista, era parlamentare lì. Risultato finale, quattro regioni che domenica sono andate a votare per la Russia anziché per l'Ucraina, cioè purtroppo io vorrei tanto che l'Ucraina recuperasse tutti i territori, pure la Crimea, anzi che invadesse pure un pezzo della Russia. Tiè. Il problema è che non ce la fanno e che tutti stanno dicendo in privato quello che il Papa ha avuto il coraggio di dire in pubblico ed è stato crocifisso per avere citato il Vangelo. Ma che coraggio è? Scusi direttore, non vorrei tornare sul Papa, ma ci vuole davvero coraggio, seduto comodamente su una sedia, non so dove ha registrato l'intervista, a dire a qualcuno che si dovrebbe arrendere? Cioè, lei lo ritiene coraggioso davvero? Sei seduto su una sedia e dici agli ucraini che devono combattere. No, io non dico agli ucraini che devono combattere, io sostengo quello che gli ucraini dicono. Gli ucraini dicono foreign fighter, se vuoi l'arruolamento generale. Il Papa, ma allora lei, se vuole un cessate il fuoco, il Papa, andate a Mosca sotto al Cremlino a chiedere a Putin di cessare il fuoco, così come io dovrei arruolarmi secondo questo ragionamento che trovo un po'. Scusate, secondo me è discursionato. Gli ucraini basso. Vogliono combattere, punto. Sei tu che hai introdotto questo argomento ridicolo, che il Papa non può parlare perché è comodamente... No, il Papa l'ha citato lei, direttore, per cercare di attaccarmi, per buttarla in caciara, perché... Dato che anche tu sei comodamente seduto e fai il foreign fighter da divano. No, cioè fai le così. Lei si sta divertendo, ma io non accetto le provocazioni. Ma se hai appena detto che il Papa non può parlare perché è comodamente... Non ho detto che non può parlare, ma si deve aspettare delle critiche se dice determinate cose. Gli ucraini stanno scegliendo di combattere. Io appoggio la scelta degli ucraini di combattere. Non ho detto che io obbligo... Io non obbligo nessuno a combattere. Sono gli ucraini che stanno combattendo. Gli ucraini fanno benissimo a combattere. Come centinaia di popoli attualmente in guerra combattono per la loro indipendenza e la loro libertà. E di solito noi o non gli mandiamo le armi o mandiamo le armi ai loro aggressori, vedi i curdi per esempio. Ma sì, giriamo adesso un altro po' in altri argomenti. Intanto la cosa fattuale è che il cardinale Zuppi, visto che lei cita il Papa, non ti è ancora venuto in mente la ragione per cui l'unico paese a cui mandiamo le armi tutti quanti obbedienti come soldatini è l'Ucraina?
e non i curdi. E non direttore, i come mai il cardinale Zuppi, inviato dal Papa in missione speciale, quando è andato al Cremlino ha trovato le porte chiuse sia da Putin che da Lavrov, mentre Zelensky e Biden quantomeno lo hanno ricevuto? Come mai nessuno va al Cremlino a chiedere il cessate il fuoco? Perché non fate questi accordi di pace, missioni di pace che tanto decantate andando a Mosca? È facile farlo seduti, insomma, da casa, no? L'unico che può stare seduto e predicare la guerra. No, io ogni tanto vado anche in piazza a manifestare in sostegno all'Ucraina. Poi continuo il collegamento da in piedi, se ti dà fastidio questo seduto. Beh, ora è un'ora e mezza che siamo seduti, direi, effettivamente vorrei alzarmi. Io direi, non scadiamo in queste polemiche. Scusi, direttore. Beh, gli argomenti li ha portati Mirko. Gli argomenti oggi li ha portati Mirko e lei non ha saputo rispondere, questo rimarrà nella storia. È un'ora e 26 che rispondo. Okay. Scusate, possiamo riportare le cose ti do questa brutta notizia. Il primo a parlare di negoziati, di mettersi d'accordo, di rinviare il discorso Crimea e di proclamare la neutralità dell'Ucraina rispetto alla NATO è stato Volodymyr Zelensky, quando una settimana dopo l'invasione russa è iniziato il negoziato. Perché non so se vi ricordate, ma dopo con Macron, l'invasione russa si è negoziato in due posti, prima a Minsk e poi in Turchia. E lì si è infilata la mediazione di Bennett, il premier di allora di Israele, tra un governo Netanyahu e l'altro, il quale poi ha raccontato come è andata a finire. Zelensky aveva accettato la neutralità e il non ingresso nella NATO e lo aveva anche dichiarato in due interviste a dei giornalisti russi alla fine di marzo. Non entreremo nella NATO, ci dobbiamo rassegnare. Bene, com'è finita? Putin aveva accettato di lasciare Zelensky al suo posto e di non ammazzarlo e si era impegnato con Bennett a non toccarlo. A quel punto sono intervenuti Johnson e Biden a far saltare il negoziato. Questo lo ha dichiarato Bennett, magari è un cazzaro pure lui, sarà un filo putiniano pure lui. Però, guardi, ho la fortuna di aver parlato con Arestovi. È stato il generale capo di tutti gli stati maggiori americani, Mark Milley, a dire: gli ucraini non recuperano le regioni occupate, mettiamoci d'accordo. Quindi non è il Papa seduto che si è inventato sta roba, è la cosa più realistica e concreta che ci sia per evitare che la parte dell'Ucraina rimasta in piedi e la parte di Ucraina rimasti vivi vengano ammazzati, perché l'Occidente continua a illudere. Direttore, su questa cosa io sono molto realista e era uno di quelli che diceva era meglio non farla all'offensiva. Probabilmente Mark Milley aveva ragione dopo la prima offensiva, che era il momento, diciamo, apicale delle forze ucraine per ottenere qualcosa. Però ho avuto la fortuna di parlare con Arestovic anche privatamente, e lui faceva parte della delegazione che era in Turchia, e da quello che mi ha detto lui, lui sa solo questo: quando erano in Turchia e sono tornati erano contenti, hanno stappato lo spumante, poi è successo qualcosa. Io gli ho chiesto, perché tutte le cose puntavano a Boris Johnson, e lui mi ha detto: io non posso tirare pietre in questa direzione, posso solo dire che siamo andati lì, l'accordo era discreto, eravamo contenti, siamo tornati 24 ore contro ordine. Questo è forse il motivo anche per cui lui ha fatto la rottura. Io so solo questo per sua voce direttamente, quindi non so se quello che Bennett ha detto direttamente sia vero o meno. Abbiamo almeno due persone che dicono che lì un certo accordo si era stabilito e poi improvvisamente tutto viene stracciato. Può essere un errore dell'Occidente, che magari ha promesso a Zelensky il famoso ritorno, cose del genere. Io glielo dico da uno che segue questa questione tutto il giorno negli ultimi due anni, posso dire che molto probabilmente mano militare l'Ucraina non riuscirebbe mai, neanche con il pieno supporto dell'Occidente, a riprendersi i tuoi territori, né è auspicabile dal mio punto di vista. Nel senso, il Donbass, se te lo vai a riprendere, considerato che ormai la situazione si è calcificata nelle posizioni russe, chi si sentiva ucraino è andato via, probabilmente causerebbe un'altra guerra civile. E su questo siamo d'accordo, bisogna essere realisti su questo. Quindi io ho criticato tantissimo la stampa che raccontava dei missili finiti, le pale, queste cavolate qui.
infatti credo che mi odino abbastanza i giornalisti per questa cosa. Quindi quando lei ha fatto i famosi video, quelli Putin Lictus, addirittura in concomitanza con Xi Jinping, mi ha trovato assolutamente d'accordo. Poi cerco di soppesare con i dati tutte le situazioni. Per questo alcune cose che io ho visto sul suo giornale mi trovano contrario, alcune analisi non fatte direttamente da lei, ma lei è il direttore, quindi credo ne abbia anche la responsabilità quando qualcuno pubblica nel suo giornale. Tutto qui. Quindi secondo me in questa situazione è ovvio che l'unica opzione è mediare. Quindi la critica al Papa, per portarlo su un discorso diretto, uno, c'è un limite di capacità linguistiche del Papa. Magari gli hanno suggerito bandiera bianca, che non è proprio quello che intendeva. Secondo, certamente non che parla con i tecnicismi della geopolitica o questo genere di questioni, quindi probabilmente quello che voleva dire era di trovare una mediazione. Ovviamente poi le cose vengono prese parole per parole, bandiera bianca significa perdere qualsiasi potere negoziale, questo è ovvio. Bandiera bianca è quando tu vuoi andare dal nemico a parlare e per evitare che il nemico ti spari, cammini verso di lui con una bandiera bianca in mano. Altra cosa è quando dalla trincea si alza bandiera bianca. Ma lui ci ha aggiunto, siete sconfitti. Dato che non ha detto bandiera bianca, chiuse le virgolette, punto e fine, ma ha detto il coraggio della bandiera bianca, perché non è una resa, per negoziare facendosi aiutare da mediatori internazionali. Ha anche detto siete sconfitti. Come può essere spacciata per un invito alla resa quando ha detto non è la resa, ma è il negoziato? Ha parlato anche di paese sconfitto, direttore, il Papa. Però ha parlato di paese sconfitto. Il problema è questo. Quando ti vedi sconfitto, quando ti vedi sconfitto, è quando e chi è che si vede sconfitto al mondo? Il problema è quello. E se gli ucraini non si vedono sconfitti? Ma scusa, siamo stati noi occidentali e Putin non ci ha mai detto che cosa vuole. Alcuni interpretano che volesse tutta l'Ucraina, altri che ne volesse solo un pezzo, altri che ne volesse di più per poi negoziarne un pezzo, ma lui non ci ha mai detto che cosa vuole esattamente. Noi invece, il nostro concetto e la nostra definizione di vittoria, bisogna fare scambi, la giusta propaganda che bisogna fare per tenere alto il morale della truppa con la realtà. Non bisogna mai scambiare la propaganda per la realtà. È stata venduta una vittoria impossibile. Ho l'impressione che uno dei nostri problemi dell'Occidente è che abbiamo scambiato per 2 anni la propaganda con la realtà, però abbiamo tarato le mosse sulla propaganda, non sulla realtà del campo. Su questo sono completamente d'accordo, infatti ho fatto una mia personale guerra di controinformazione anche alla propaganda occidentale in questo senso, perché vendere una vittoria difficilmente raggiungibile poi avrebbe portato a un cambiamento della narrativa a 180 gradi, cioè da mega offensiva che vince tutto a ora l'Ucraina è in crisi, che ovviamente rende confusa la popolazione, perché da un giorno a un attimo da 300 spartani sono diventati Oliver Twist che chiedono le cose. Questo secondo me, dal mio punto di vista, era completamente sbagliato, come era sbagliato fare i teaser delle famose offensive, che era una cosa secondo me che aveva poco senso. E lì purtroppo non è il mio mondo, nel senso è il mondo dell'informazione, i politici che li vanno dietro, o viceversa. Non ho mai capito qual è questo cane che si mangia la coda da solo. Chi guardava invece ai fattori reali, tecnici del campo, si rendeva conto già da agosto che l'offensiva era finita, per dire, e lo raccontammo. E anch'io venni accusato di essere filo putinista solo perché dicevo quello che stava succedendo ed era fattuale che sarebbe finita così. Era lesa maestà dire che l'offensiva non avrebbe raggiunto i suoi scopi. E purtroppo quando si distorgono le questioni, la gente non ci capisce più niente. E su questo sono assolutamente d'accordo. Il problema è che si sono legati da una parte e dall'altra. Putin non si sa esattamente cosa vuole, lei dice giustamente, io ho delle mie teorie, ottenere tutta la fascia, diciamo, intorno al mare, perché questo renderebbe de facto il resto dell'Ucraina una specie di isola che dovrebbe inevitabilmente avere dei rapporti amichevoli con la Russia per esportare anche un chicco di grano, senza doverla
prendere tutta. E ci sono alcune indicazioni che dicono che questo era reale, da Lukashenko che fa vedere inavvertitamente il piano, al fatto che volevano forse sbarcare a Odessa, o ultimamente il drone che si sono sparati da soli quelli della Transnistria su un vecchio elicottero fermo lì da 10 anni, giusto per aizzare un po' gli animi. Il problema è come se ne esce, direttore, e su questo io sono d'accordo. Il modo con cui l'Europa conduce questa storia, e io, cioè, presidente Ivan Greca, contestai per un anno l'indefessa alleanza, l'invio di armi fino alla fine, e venni molto contestato perché io non conosco bene i precedenti americani, e quindi sapevo che l'aiuto sarebbe stato limitato fino a un certo punto, e vedendo questo limite ho detto meglio non farla questa offensiva, proprio per un discorso di, se proprio vogliono ottenere qualcosa devono fermare i russi con quello che gli è stato inviato. E qui vorrei una domanda per lei, che credo che sarà d'accordo: agli ucraini conviene mediare il prima possibile, anche perché la ricostruzione è sul tavolo adesso. Io non mi fiderei molto nel posticiparla fra 3, 4, 5 anni, perché non si sa quali politici ci saranno per ottemperare a questa, diciamo, offerta. Ma io, figurati, non conto assolutamente niente, ma dato che faccio questo lavoro, lo scrivo fin dal primo giorno, che l'unica soluzione è quella di un negoziato di compromesso che scontenti e accontenti, perché i compromessi sono sempre fatti così. Io poi, per carità, rivorrei l'Istria, la Dalmazia, la Nizza e la Savoia, ma purtroppo le guerre non sono mai giuste e le paci non sono mai giuste, e quindi ci aggiungerei il dodecaneso. C'è niente, esatto, c'è niente da fare qui, ma purtroppo si è creata una narrazione in base alla quale il cessate il fuoco conveniva a Putin, no, conviene agli ucraini, e che il negoziato conveniva a Putin, no, conviene agli ucraini. È per questo che bisogna andare con, se non con la bandiera, con il ramoscello d'ulivo, con qualcosa per dire: oh, basta, negoziamo. Perché? È perché la popolazione è allo stremo, non ci sono più i soldati, bisogna fare delle nuove, dei nuovi reclutamenti di gente sempre più giovane, c'è gente che si spezza le gambe per non andare al fronte, cioè c'è una situazione che non è più sostenibile. E poi c'è il problema che è finita, gli americani chiudono il rubinetto. Ecco, su questo c'è un problema secondo me fondamentale nel mezzo. Gli ucraini sono anche disposti probabilmente a combattere fino alla fine, anche senza mezzi, a fare la resistenza. Nel senso, questa è la definizione di sconfitta, se la dà il popolo. I tedeschi persero la prima guerra mondiale all'interno della Francia e non si considerarono sconfitti, ne era nato il mito della donna che pensiamo di averla vinta. Ecco, comunque che non ci siano più soldati pure non è un'evidenza, hanno delle difficoltà sicuramente, ma adesso che non ci siano più soldati è un'affermazione anche qui, no, non è così. Non ci sono soldati nelle retrovie che siano in grado di sostituire dopo un po'. Lo devi fare un turnover. La Russia ha una potenzialità di reclutamento che è enormemente superiore, come purtroppo abbiamo scoperto ha anche una capacità di produzione di proiettili che è il triplo di quella che potremmo avere noi occidentali se riconvertissimo le nostre, cioè. Però mi scusi, direttore, l'ultima cosa, poi chiudiamo veramente perché è tardissimo. Che garanzie può avere l'Ucraina in un accordo di cui, insomma, lei sta parlando? Cioè, non ne ho idea. Cioè, in che modo l'Ucraina può star tranquilla che tra un anno non succeda di nuovo una cosa, un'invasione o qualcosa di simile? Ma io mi sono limitato a dire, facendo il diplomatico, nemmeno l'esperto geopolitico, che non sono i matti, le anime belle, quelli strani, quelli bizzarri che parlano di negoziato, sono quelli più concreti e più ancorati alla realtà sul campo.
Però poi al dunque nessuno riesce a spiegarmi in che modo si può garantire all'Ucraina. Poi mettiamo caso che l'Ucraina ci stanno provando con tutti gli accordi bilaterali paese per paese, dato che non può entrare nella NATO né nell'Unione Europea, credo che ma l'unica garanzia reale che potrebbe avere l'Ucraina è soltanto quella di entrare nella NATO per far sì di stare al sicuro nei prossimi anni, perché non c'è un'altra garanzia. Ma nello stato attuale non ci può entrare. Lo so che non ci può entrare, per questo non si può raggiungere un accordo di pace, che io vorrei, come tutti immagino. È qui l'intoppo. L'Ucraina al momento non può entrare nella NATO perché giustamente non rispetta i criteri e perché è un paese in guerra, ma è l'unica garanzia che le servirebbe per avere pace duratura. Ma io credo che... quell'area lì si può stabilizzare soltanto se si ritorna nello spirito della conferenza di Helsinki, che c'era ancora la guerra fredda e si decise di garantire la sicurezza di tutti, cioè di tenere in considerazione le esigenze di sicurezza di tutti, buoni e cattivi, belli e brutti, amici e nemici. Se ci sono delle aree che creano frizione, bisogna coinvolgere tutti e sistemare le cose, in modo che una volta sistemate non ci siano più sorprese. Poi è chiaro che l'imponderabile c'è sempre, il matto che si alza la mattina c'è sempre, ma purtroppo non è solo Putin. Sono dal dopoguerra a oggi abbiamo avuto centinaia e centinaia di guerre, però certamente un assetto nelle aree di crisi, di confine, contese, va trovato per evitare che appunto il Donbass di oggi diventi la Transnistria di domani, Kaliningrad e tutto il resto. Insomma, il problema sono quando le aree di crisi vengono generate dall'ingerenza russa. Certo. La famosa Wagner prima era Slavonik, si trovano vengono generate dalle ingerenze russe e dalle ingerenze di tutti, perché poi non dimentichiamoci che cosa abbiamo combinato in ex Jugoslavia. Ecco, improvvisamente il Kosovo è diventato indipendente e non mi pare che abbiamo stabilizzato l'area. Insomma, lì bisogna, cioè, io non vedo una cosa limitata al confine russo-ucraino. Io penso che se vogliamo evitare la terza guerra mondiale per un po' di anni, bisogna mettersi tutti intorno a un tavolo e riprendere lo stesso spirito della conferenza di Helsinki, che poi teoricamente l'Europa sarebbe anche nata per questo, cioè per impedire a se stessa di ricadere nelle due tragedie che sono peggiori dell'umanità, che sono nate entrambe in Europa, che sono la prima e la seconda guerra mondiale. Ma guardi, su questo siamo d'accordo che il sistema internazionale vada rivisto e rispettato e fatto rispettare con una più alta coesione, che il sistema nato dalla guerra fredda, anzi dalla seconda guerra mondiale, vada abolito con i famosi veti o cose del genere. È ovvio, se vogliamo avere un ordine mondiale che riesca a spingere tutti questi, servono tutti, dall'India alla Cina, tutti quanti. Anche perché Putin passa, Putin ha i suoi anni, farà la sua ultima presidenza, se è in salute li fa tutti gli anni, se no ne fa solo un pezzo. Ma la Russia non può essere ignorata, non è che uno può considerare che non c'è. Cioè, e l'abbiamo vista al voto l'altro giorno, un voto antidemocratico dove il candidato vero era uno solo, dove c'erano intimidazioni. Però non è un paese sull'orlo della rivolta contro Putin. No, quelle erano cavolate. E quindi bisogna porsi il problema che esiste la Russia, esistono i russi e che pensano da russi e che senza di loro quell'area lì non si stabilizza. Quindi guardi, qui colpisce sul punto. Spesso si analizzano queste questioni non rendendosi conto di cosa vuol dire vivere in Russia, il fatto che per lì esprimere dissenso è semi impossibile. Ci sono due paesi che sono riusciti ad avere una forma di dissenso nell'ex mondo, diciamo, sovietico, cioè la Bielorussia e l'Ucraina. Ed è molto difficile, fra l'altro mi raccontavano di come addirittura persone che lavorano venivano convocate dal direttore e gli viene detto devi mandare 10 persone a votare, perché non era il discorso di quanti andavano a votare per Putin, ma la consacrazione.
ci deve essere un'alta affluenza, un po' come Napoleone, no? In questo senso. Quindi anch'io ho sempre ragionato sul fatto che la Russia non è che scomparirà, dopo Putin ci sarà qualcun altro, e sicuramente Prigozhin non avrebbe creato un colpo di Stato con i suoi 20.000 uomini che si erano sfaldati già dopo Rostov. Non lo so perché i nostri media ci raccontano queste cose di soluzioni russe o crolli dell'esercito russo, quando è molto difficile ottenere questo genere di cose, o si può sperare, ma soprattutto, speranza. E con questo forse chiudiamo. Sì, sì. Siamo tutti in ritardo. Vi ringrazio, ma l'idea che se cade Putin arriva uno meglio, ma che ne sappiamo? Ma che ne sappiamo? Magari sì, ma magari no, perché comunque sarà sempre espressione di quel tipo di società che è un'altra cosa rispetto a noi e che non possiamo occidentalizzare. Possiamo mandare i nostri inviati sempre a Mosca e a San Pietroburgo per farci vedere che la Russia è quello, ma la Russia non è solo Mosca e San Pietroburgo, è quella vota poi. Grazie mille, direttore, speriamo insomma, che si sia trovato bene. Grazie, comunque, direttore. Certo. Grazie, bello a grazie tutti, mille. Ovviamente. Alla prossima. Ciao. Arrivederci. Ciao, grazie. Buona giornata. Bene, grazie ovviamente a Mirko, a Francesca e a tutti voi che ci avete seguito. Comunque grazie a tutti per le donazioni, per gli abbonamenti, per le iscrizioni, grazie mille, grazie, spero che vi sia piaciuta. Io credo che grazie soprattutto al lavoro di Mirko siamo riusciti a fare un bel lavoro, ecco. Credo che questa sia stata una live molto importante per il canale e anche per, speriamo insomma, che qualcuno riesca a capire determinate cose.